sabato 22 aprile 2023, sono le ore 18:24, la più cordiale buonasera dal palazzetto Cheope in Casalgrande, siamo in diretta per vivere insieme a voi tra pochi minuti tutte le emozioni e tutti i sussulti di questo imminente confronto valevole per il 21esimo nonché penultimo turno del campionato di pallamano serie A1 femminile, del penultimo turno ovviamente riferendoci alla stagione regolare. Si affronteranno tra pochi minuti su queste tavole ovviamente la formazione ospitante, vale a dire la Casalgrande Padana allenata da Marco Agazzani, e la Cassa Rurale Pontinia, vera fuoriserie di questo massimo campionato, sedia candidata alla conquista dello scudetto, allenata da Giovanni Nasta. Nicolò Rinaldi al microfono per voi attraverso Eleven Sports anche in questo sabato tardo pomeriggio, ormai sera. Un grazie e un saluto a quanti ci stanno ascoltando, a quanti seguiranno queste nostre immagini in diretta e questo nostro racconto da Pontinia, e in particolare e comunque dal Lazio tutto. Sappiamo la Cassa Rurale Pontinia avere un importante seguito in tutto il Lazio, e del resto insomma i risultati della compagine in giallo-blu invitano parecchio a seguire e a sostenere le gesta di Pontinia, quindi un saluto a quanti ci stanno ascoltando dal Lazio, ma un saluto anche al pubblico di Fede Biancorossa, di Fede Casalgrandese, che per un motivo o per l'altro non può essere qui questa sera al palazzetto Cheope per incitare le proprie beniamine in una gara che assume contorni importantissimi nella lotta che le biancorosse stanno portando avanti in chiave salvezza, una lotta furibonda, una lotta aspra, una lotta vincente a distanza con le cugine, se così le possiamo chiamare, della Secur Fox Ariosto Ferrara. Entrambe le formazioni sono appaiate al settimo posto in classifica con 16 punti ciascuna, però soltanto una potrà conquistare la salvezza diretta, mentre l'altra dovrà sudarsi la permanenza in A1 attraverso gli spareggi play-out, gli insidiosi spareggi play-out, che come ben sappiamo sono sempre una lotteria imprevedibile. Molto spesso i valori in campo vengono assolutamente rovesciati, play-out si prestano a particolari sorprese, come tra le altre cose è successo anche lo scorso anno con la retrocessione del Cellini Padova, poi annullata da un ripescaggio avvenuto in estate. Casalgrande Padana contro Pontinia, quindi un saluto più in generale anche a quanti seguono questa telecronaca anche non dal Lazio e non dall'Emilia attraverso Eleven Sports. Eleven Sports, lo ricordiamo, propone in diretta tutte le partite del massimo campionato, sia maschile sia femminile, in questo caso femminile, e questo potrebbe essere l'ultimo collegamento stagionale da Casalgrande, potrebbe essere, però il condizionale è d'obbligo, perché in questo momento, stando alle ultime informazioni che abbiamo, Ferrara sta vincendo in casa contro la Lì Pesta Espresso Mestrino, e in tal caso, se così fosse, ogni verdetto in chiave salvezza diretta e in chiave play-out verrebbe rimandato all'ultima giornata in programma sabato prossimo 29 aprile. Viceversa, se invece Ferrara perdesse in casa con Mestrino e se nel contempo la Casalgrande Padana riuscisse nell'impresa, perché l'impresa si tratterebbe di sconfiggere la Cassa Rurale Pontinia, ecco che le biancorosse ceramiche conquisterebbero la salvezza, la permanenza in Serie A1 con un turno di anticipo. Però queste sono ancora congetture matematiche, sono ancora conteggi che vanno assolutamente confermati, e vanno confermati in seguito alle partite che si giocano oggi. Adesso il DG biancorosso Alberto Aldini sta chiamando in campo le formazioni che daranno vita al confronto che scatterà tra pochi minuti qui sulle tavole del palazzetto Cheope in via Aosta Casalgrande. State seguendo in questo momento l'ingresso in campo della Cassa Rurale Pontinia in tenuta quasi interamente gialla, ma con pantaloncini blu alla parte destra dei vostri teleschermi, dei vostri monitor. E ora la Casalgrande Padana entra con la consueta tenuta bianco-rossa, l'applauso particolarmente sentito da parte del pubblico di casa, perché veramente la Casalgrande Padana si trova in una situazione che a inizio campionato era difficilmente ipotizzabile, o quantomeno l'ambiente biancorosso, la società biancorossa non aveva certo previsto di proprio trovarsi in lotta per la salvezza diretta ancora oggi alla penultima giornata. Purtroppo pesano alcune occasioni perse, alcune ottime occasioni perse
per fare punti, basti citare le sconfitte interne contro Teramo e Mezzocolonna subite dalla formazione di Agazzani. Tuttavia, nonostante tutto, è una padana ancora in corsa per ottenere l'ambito traguardo e per andare in vacanza già a fine aprile, senza doversi affidare al tourbillon degli spareggi. Tra poco, ecco, non appena Aldini avrà terminato di dare lettura al pubblico delle formazioni, ve ne daremo anche noi a nostra volta lettura, chiaramente per una vostra migliore osservazione della partita. E per dovere di ospitalità partiamo ovviamente dalla Cassa Rurale Pontigna, che si presenta con la numero 1 Romina Ramazzotti portiere, con il numero 2 Emanuela Manzo, con il numero 4 Luisella Podda, con il numero 10 Giulia Conte, con il numero 11 Eleonora Colloredo, con il numero 12 Martina Sizia portiere, con il numero 15 Cecilia Maria D'Ambrosio, con il numero 20 Michela Notarianni, con il numero 26 Alessia Giardino, con il numero 44 Marinela Panayotova, con il numero 71 Sandra Radovic, con il numero 93 Martina Crosta, allenatore Giovanni Nasta, coadiuvato dal suo fido vice Anthony Laera. E ora, per quanto riguarda la Casagrande Padana, con il numero 1 con il numero 1 portiere Valentina Bonaccini, con il numero 3 Asia Mangone, con il numero 5 Nicole Giombetti, con il numero 8 Francesca Franco, con il numero 10 Ilenia Furlanetto, la capitana nonché ex di turno, con il numero 12 Nadia Ayelen Bordon, che gioca come portiere e anche lei ex Pontinia, con il numero 13 Sara Apostol, con il numero 14 Simona Artoni, con il numero 15 Chiara Rondoni, con il numero 16 Viola Giubbini portiere, con il numero 18 Alessia Artoni, con il numero 20 Emma Baroni, con il numero 21 Matilde Giovannini, con il numero 24 Giulia Cosentino, con il numero 26 Giulia Mattioli e con il numero 33 Gaia Lusetti. Molte quindi giovani nel roster casalgrandese, nell'organico che la Casagrande Padana schiera questa sera. Allenatore, come abbiamo detto e sottolineato poc'anzi, Marco Agazzani. Quando sono le 18:31 minuti, tutto è ormai pronto per dare inizio alla contesa. Il primo attacco sarà appannaggio della Cassa Rurale Pontinia, che ha 32 punti in classifica, ha da tempo assolutamente blindato la qualificazione ai playoff scudetto, nei quali durante i quali si confronterà con le altre superpotenze di questo campionato, vale a dire Salerno, Erice e Bressanone, già sostanzialmente definita la griglia delle squadre che si contenderanno il tricolore negli spareggi di fine campionato. Quindi Pontigna, che ha già la testa proiettata all'appuntamento che deciderà l'assegnazione del titolo. Tuttavia, di certo la formazione laziale non concederà alcun sconto neppure oggi, perché chiaramente l'obiettivo di Pontigna è quello di ottenere un chiaro successo per far vedere, per confermare una volta di più le doti, la spiccata personalità e le forti doti qualitative che ne caratterizza, caratterizzano la squadra. Intanto Simona Artoni per Casalgrande apre le realizzazioni, primo gol d'Amblè così d'improvviso dall'ala. Simona Artoni ed è momentaneo vantaggio casalgrandese, 1-0. Ripetiamo, è una Casagrande Padana che ha assolutamente bisogno di una vittoria, specie se si confermasse la vittoria di Ferrara su Mestrino. Sabato prossimo Ferrara sarà ospite di Salerno, quei punti sarà obiettivamente difficile ottenerli per le bianco-azzurre guidate da Carlos Alberto Britos, ma si sa, i discorsi legati alle dirette rivali lasciano sempre il tempo che trovano. L'obiettivo primario di questa Casagrande Padana non può che essere, anzi l'esigenza primaria di questa Casagrande Padana non può che essere quella di guardare al proprio rendimento e quindi di concentrarsi al massimo sia su questa sfida contro Pontigna sia sulla sfida in programma tra 7 giorni al Palalissaro contro la Ali Best Espresso Mestrino. Intanto non va a segno questo attacco di Pontigna con Marinella Panayotova, che non riesce a finalizzare l'azione, così la Casagrande Padana può ripartire in avanti con il chiaro intento di piazzare un ulteriore gol e di portarsi sul doppio vantaggio. E intanto vediamo l'azione manovrata con Lusetti, con Furlanetto, da questa ancora Gaia Lusetti, Mangone, Asia Mangone appena tornata dall'esperienza con la nazionale maggiore nel doppio spareggio playoff, purtroppo perso contro la Slovenia che metteva in palio la qualificazione ai mondiali 2023 a dicembre in Scandinavia. Un gol per Asia Mangone durante la partita
di ritorno disputata al Codeglievo di Lubiana. Intanto c'è il gol da parte di Pontigna che si riporta in parità proprio con Marinella Panayotova, che avevamo citato poc'anzi. Questa volta il suo attacco va a segno, quindi 1-1 quando sono passati poco più di 2 minuti, quasi 2 minuti e 30 nel corso di questo primo tempo. Siamo proprio alle schermaglie iniziali. Pontigna sta già mettendo in evidenza le proprie doti qualitative e caratteriali, ma la Casagrande Padana, almeno fino a questo momento, non ne ha fatto da meno. Ha iniziato con attitudine, ha iniziato con voglia di lavorare, ha iniziato con voglia di fare e di fare successo. C'è il gol di Simone Artoni, ma dall'altro lato del campo c'è il gol di Marinella Panayotova. 2-2, quindi non cambia la situazione rispetto a pochi secondi fa per le biancorosse. Entrambi i gol portano la firma dell'ala Simone Artoni. Per quanto attiene Pontigna, invece, 2 gol di Marinella Panayotova. Simone Artoni e Marinella Panayotova, queste sono finora le uniche realizzatrici di questo confronto appena iniziato. Orasia Mangone e non riesce a eludere la sorveglianza dell'interdizione giallo-blu. C'è ne approfitta al meglio la vice capitana ospite Giulia Conte, che va a realizzare in contropiede. Niente da fare per la pur brava Nadia Ayelen Bordon. 2-3, quindi per la prima volta Cassa Rurale Pontinia in vantaggio in questa serata casalgrandese del 22 aprile, penultima di campionato. Furlanetto, Franco, Mangone, da questa Francesca Franco, Furlanetto, Franco, Mangone, tanto per dare un'idea di quanto sia ostico, di quanto sia in salita il compito della Casagrande Padana. Basti citare il risultato scaturito nel confronto di andata disputato lo scorso dicembre al Palabianchi di Pontinia. Le padrone di casa si sono imposte con un largo, con un confortevole 35-23, quindi insomma è un precedente che di certo non autorizza moltissimo a ben sperare le biancorosse. Ma si sa, ogni partita fa storia a sé, e ce lo ricorda anche Asia Mangone, che va a segno puntualmente, che va a segno con grande precisione, firmando il 3-3 con il gol dell'ala terzino, in forza alla Casagrande Padana e anche alla nazionale allenata da Beppe Tedesco. Vediamo 3-3 adesso con Pontigna in avanti quando stiamo veleggiando verso il quinto minuto. La vediamo l'azione di Pontigna, non velocissima a dire la verità. La Cassa Rurale Pontigna, come del resto il suo consolidato solito, ha il chiaro intento di soppesare ogni pallone. Del resto insomma non c'è una realizzatrice principessa a Pontigna, ma ci sono tante giocatrici comunque che hanno accumulato un buon bottino di gol fin qui, e quindi questo la dice lunga sul gioco corale che caratterizza la squadra allenata da Giovanni Nasta. Eleonora Colloredo, che peraltro ecco ha segnato il 3-4 poco fa, Eleonora Colloredo che peraltro è la migliore realizzatrice di Pontigna nelle prime 20 giornate con 89 gol messi a segno. Asia Mangone intanto risponde subito 4-4. 6 buongiorno si vede dal mattino, sembra intravedersi una bella partita, quindi vale veramente la pena di rimanere collegati su Eleven Sports per seguire questo avvincente Casalgrande Pontigna. Con Pontigna vediamo che manovra in avanti Panayotova, si affida a Giulia Conte, Giulia Conte cede a Notariani, ancora Conte, Panayotova, ancora per Conte, per Colloredo, per Panayotova. Attenzione, Notariani non carica il tiro, prova a servire Panayotova, quest'ultima non arriva ad arpionare la sfera, e così la Casagrande Padana può ripartire con Asia Mangone, cede a Francesca Franco, attenzione a Simone Artoni, mano molto calda in questo inizio di partita, ma questa volta il suo pallonetto si stampa sulla traversa della porta presidiata da Romina Ramazzotti. Quindi 4-4, ma attenzione, c'è un contropiede della Padana con Alessia Artoni che va a segno. Alessia Artoni, primo gol per lei, per la sorella di appunto Simona. 5-4 e di nuovo in vantaggio la Casagrande Padana. Buon avvio, veramente propositivo, veramente tenace, veramente. E poi tra le altre cose, fare bene oggi, ottenere un buon risultato oggi, una buona prestazione magari corredata da un risultato di altrettanto spessore, significherebbe per la Casagrande Padana fare il pieno di fiducia e di autostima in vista della appunto prossima partita a Mestrino, un pieno molto utile, specialmente se la partita del prossimo sabato dovesse essere decisiva ai fini del raggiungimento
della salvezza diretta. Intanto c'è un'azione di attacco che però non viene finalizzata da Giulia Conte. Può ripartire la Padana con Furlanetto imperiosamente. Lei, originaria di Pontinia ed ex Pontinia, potrebbe punire la sua ex squadra e lo fa. Un gol, primo gol per la capitana biancorossa, che ormai è un monumento, un vero totem, una vera istituzione per la Casalgrande Padana e per Casalgrande tutta, osiamo dire. Però è appunto originaria di Pontinia, dove ha anche, non a caso, dove ha anche non a caso mosso i primi passi dal punto di vista pallamanistico alcuni anni fa. 6-4 quindi il punteggio, con doppio vantaggio della Casalgrande Padana. Adesso Pontinia manovra l'azione offensiva con Panayotova. Panayotova cede la sfera a Conte. Conte, vedremo cosa si inventerà, ma c'è un ottimo contrasto su di lei da parte di Alessi Artoni. Va bene, è molto pregevole l'azione difensiva di Alessi Artoni. Adesso però c'è il lancio lungo verso Nicole Giombetti, quest'ultima non aggancia il pallone come avrebbe desiderato e quindi le giallo-blu laziali possono riprendere la sfera. C'è un intervento di Francesca Franco su Michela Notarianni, quest'ultima finisce a terra. Vedremo le conseguenze a livello sia disciplinare sia ovviamente fisico per Michela Notarianni. Ci auguriamo ovviamente nulla di particolarmente grave, anche perché Michela Notarianni è una tra le giocatrici più rappresentative dell'organico ospite. Ci auguriamo nulla di grave ovviamente, insomma, per lei. Si rialza, quindi questo autorizza a mantenere fiducia. Bene, insomma, tutto bene per Michela Notarianni, quindi insomma meglio così, davvero molto meglio così, anzitutto per la sua salute. Esce momentaneamente dal campo Francesca Franco, come era prevedibile. Casalgrande Padana quindi che resta in momentanea inferiorità numerica, così sarà salvo variazioni per i prossimi 120 secondi. E ora Pontinia, vedremo Notarianni, Panayotova. Questa partita, tra le altre cose, è condizionata da pesanti assenze da ambo le parti. La stessa Cassa Rurale Pontinia deve fronteggiare due infortuni pesanti, quelli del terzino cubano Suleiki Gomez e dell'ala Alessandra Bassanese, entrambe infortunate. Non va meglio, intanto c'è questo errore al tiro di Luisella Podda, la capitana gialloblu, che dall'ala ha tirato fuori a destra di Nadia Irene Bordon. Dicevamo, nei ranghi di Pontinia infortunate Gomez e Bassanese. Non va tanto meglio per quanto riguarda la Casalgrande Padana, che deve fare a meno di Marianna Orlandi, purtroppo bloccata da un inghippo al ginocchio che le permetterà di tornare sul parquet soltanto nella prossima stagione agonistica. Orlandi, oltre ovviamente all'infortunio di lunghissimo corso, purtroppo, dei Naomi Marquez Habike, il terzino cubano, anche lei potrà tornare a giocare solamente nella stagione agonistica 2023-24. Nonostante queste pesanti assenze, comunque le due squadre non si stanno risparmiando in quanto impegno, hanno un atteggiamento tutt'altro che demoralizzato. Guida la Casalgrande Padana sul 6-4, ma chiaramente la gara è ancora lunga, la gara può presentare ancora moltissimi colpi di scena. È una Casalgrande Padana che ha iniziato in maniera sicuramente propositiva, ma attenzione, è stato così anche una ventina di giorni fa contro Uccellini Padova, poi le Venete si sono imposte per 30-20, quindi attenzione a trarre conclusioni troppo affrettate. Intanto Marinela Panayotova, quando scocca il decimo minuto, sigla il quinto gol di squadra e il terzo centro personale al decimo. La situazione vede Casalgrande Padana avanti sul 6-5 e Marinela Panayotova pochi istanti fa è diventata la miglior realizzatrice dell'incontro con 3 gol al proprio attivo. Ora vediamo, seguiamo l'azione con Alessia Artoni, Ilenia Furlanetto, rapidamente per Lusetti, per Mangone. Mangone si fa largo tra le maglie della retroguardia giallo-blu, ottiene un 9 metri già eseguito, ancora Mangone per Lusetti, chiama lo schema Gaia. Lusetti, la frizzante centrale della compagine ceramica, Furlanetto da questa, Lusetti, c'è un contrasto tra Eleonora Colloredo e Gaia Lusetti. Eleonora Colloredo dovrà abbandonare il campo
deve abbandonare il campo senza poter rientrare per i prossimi 120 secondi. Una perdita sicuramente pesante quella di Eleonora Colloredo per i prossimi due minuti, così come lo è quella di Francesca Franco per la Casagrande Padana, che ha ricevuto lo stesso provvedimento poco fa. Ristabilita ora, vediamo, per Furlanetto, per Simona Artoni, Furlanetto, Mangone, Mangone, prova il tiro Mangone, il tiro a sorpresa di Asia Mangone, e sono tre i suoi centri personali. Asia Mangone che in questo momento raggiunge Marinela Panayotova nella palma di miglior realizzatrice dell'incontro, 3 gol per parte, 7-5 per una Casagrande Padana che sente, ci sembra di capire, sente parecchio l'importanza dell'evento, l'importanza cruciale di questo appuntamento, senza però farsi schiacciare dall'oggettivo rilievo dei due punti in palio. Ma attenzione, una cassa rurale Pontigna che non molla, non ha alcuna intenzione di mollare, e ce lo ricorda anche Marinela Panayotova che va a segnare il suo quarto gol personale, 7-6. C'è un intervento di Cecilia Maria D'Ambrosio su Asia Mangone e due minuti anche per D'Ambrosio. Nuova esclusione per Pontigna, ora è la Casagrande Padana in superiorità numerica e bisogna sicuramente, e le biancorosse dovranno sicuramente approfittarne. Momento di oggettiva difficoltà per la formazione ospite guidata da Giovanni Nasta. C'è il 9 metri adesso a favore delle biancorosse con Alessi Artoni che si prepara ad eseguirlo. Alessi Artoni presumibilmente fornirà palla a Ilenia Furlanetto, quella è la soluzione che quantomeno pare più naturale. C'è qualche protesta da parte del pubblico, ma comunque riprende la partita. Artoni, Furlanetto è così. Lusetti, Lusetti per Simona Artoni, per Gaia Lusetti, gira per Ilenia Furlanetto e Asia Mangone non aggancia il pallone, arriva prima di tutte Giulia Conte, così Pontigna può ripartire alla ricerca di quello che sarebbe il punto del pareggio, quando è da poco passato il 12esimo minuto. 7 Casagrande Padana, 6 Cassadurale Pontigna, 6 chi attacca, 7 chi difende. Time out chiamato da Giovanni Nasta e noi ne approfittiamo per riepilogare la situazione. Il punteggio lo abbiamo già detto per la Casagrande Padana, 3 gol realizzati da Asia Mangone, 2 gol Simona Artoni, una rete a testa per Ilenia Furlanetto e Alessia Artoni. Per quanto attiene invece Pontigna, sono 4 i centri di Marinela Panayotova e un gol a testa per Giulia Conte ed Eleonora Colloredo. Al decimo il parziale era di 6-5 a favore delle biancorosse di casa e ora siamo al 12esimo minuto, il punteggio è di 7-6 sempre a favore dell'organico ceramico allenato da Marco Agazzani. Una partita che ha molto da dire, ancora nessun rigore eseguito in questa partita, quindi non possiamo dare conto delle conclusioni dai 7 metri, vedremo se più tardi ce ne saranno. 12esimo e 18 secondi, si sta esaurendo, anzi si è esaurito il time out richiesto da Giovanni Nasta che con le sue ragazze vuole fare il punto della situazione per evitare di fare scappare via la Casagrande Padana nel punteggio parziale, e ora si riprende appunto, giusto appunto, con Pontigna in avanti. Vediamo il lancio, ecco, per Conte, podda per Conte, ora Radovic, vediamo podda, Luisella podda, sembra interrogarsi sul da farsi, Radovic gira per podda, vediamo un'azione un po' faticosa da parte della cassa rurale, podda contro Artoni, Alessia Artoni alla meglio Luisella podda, la capitana laziale che realizza il suo primo centro personale eludendo sia la sorveglianza di Alessia Artoni sia quella di Nadia Ayelen Bordon, ex di turno, ex Pontigna, come del resto Ilenia Furlanetto, lo abbiamo detto anche prima. 7-7 ristabilita la parità del punteggio, ora Mangone, attenzione, Nicole Giombetti libera dall'ala, Nicole Giombetti non perdona da quella posizione, specialmente quando viene lasciata così libera di colpire. 8-7, Nicole Giombetti, la sua esperienza ha permesso alle sue compagne, a lei e alle sue compagne di squadra di rimettere il naso avanti. 8-7 quindi la situazione quando stiamo veleggiando verso il 13esimo e 30 secondi, con Pontigna in avanti, vediamo podda Radovic, podda
Podda sembra interrogarsi su cosa fare, ancora una volta Conte per Podda di nuovo, c'era stato un passaggio prima per Panayotova, ora si tenta l'azione della cassa rurale, non va a buon fine, capisce tutto la Casagrande padana, ma a sua volta Nicole Giombetti non riesce a portare fino in fondo il contropiede, la palla torna quindi nelle mani delle ragazze ospiti, che possono quindi nuovamente pervenire al pareggio. Panayotova, Radovic, ancora Panayotova, Podda, Panayotova, gira per Giulia Conte, gioco in questo momento attendista da parte della formazione di Giovanni Nasta, sale intanto l'incitamento del pubblico casagrandese verso la padana. Panayotova prova il passaggio a sorpresa per Cecilia Maria D'Ambrosio, quest'ultima va a segno, azione un po' elaborata ma comunque efficace, vincente, ficcante da parte della cassa rurale Pontigna, ma attenzione, c'è Francesca Franco che prova il gol a sorpresa ma la conclusione non è delle migliori, Romina Ramazzotti ci arriva dall'altro lato del campo, Eleonora Colloredo, secondo centro personale e 8-9 per Pontigna, che così in un amen, così D'Ambles è riportata in vantaggio. Poco fa era la padana ad avere in mano il comando della partita, almeno dal punto di vista aritmetico, invece ora c'è la Pontigna, 8-9 quindi il punteggio. Riepilogando rapidamente, siamo al 14esimo minuto e 45 secondi, quindi quasi a metà del primo tempo per la Casagrande padana, sono 3 i gol di Asia Mangone, 2 reti Simona Artoni, un gol a testa per Nicole Giombetti, Lenia Furlanetto e Alessia Artoni. Per la cassa rurale Pontigna, 4 gol di Marinella Panayotova, 2 reti Eleonora Colloredo, un gol a testa per Luisella Podda, Giulia Conte e Cecilia Maria D'Ambrosio. Al decimo la situazione era sul 6-5 e adesso al 6-5 per la Casagrande padana, e ora quando siamo quasi al 15esimo, 8-9 per le gialloblu laziali, pretendenti allo scudetto. Si è esaurito il time out chiamato da Marco Agazzani per fare il punto della situazione con le sue giocatrici. Sono momenti, questa gara è comunque ricchissima di momenti importantissimi e cruciali, non bisognerà mai abbassare la guardia, questo vale per Casalgrande così come vale per Pontigna, forse il peso della posta in palio è più elevato per Casalgrande, che veramente vuole a tutti i costi evitare i payout, mentre invece Pontigna ha comunque già i playoff in tasca. Ma come detto, non è certo la cassa rurale Pontigna la squadra che si inclina a fare sconti o a comportarsi in maniera accomodante verso le avversarie. C'è il gol a porta vuota di Simone Artoni, ma non è valido. Tra le proteste del pubblico casagrandese, sollevazione generale, ma gli arbitri non sentono ragioni, hanno già preso la loro decisione. C'è intanto l'intervento di Nadia Yelen Bordon sul tiro di Cecilia Maria D'Ambrosio. Bordon, l'estremo difensore italo-argentino, che si conferma bastione della Casagrande padana anche in questa circostanza. 8-9 il punteggio, 9 chi attacca, 8 chi difende. Conte, Panayotova, ancora Conte, Panayotova, ancora per Giulia Conte, molto cercata dai compagni di squadra. Panayotova aggancia in extremis il pallone, c'è su di lei l'intervento difensivo da parte di Simone Artoni, utile a spezzare l'azione gialloblu. Ci deve essere ora una breve sospensione per la pulizia del parquet. 8-9 quando siamo quasi al 16esimo di questa sfida così intensa, che veramente merita di essere seguita fino in fondo, sempre, come sempre, immancabilmente attraverso la piattaforma Eleven Sports. Siamo a un soffio dal 16esimo, Pontigna in avanti, Panayotova per Conte, cerca Notarianni, la trova, Conte, Panayotova di nuovo, Conte, attenzione a Eleonora Colloredo, buoni gol nelle mani per lei, Panayotova cerca Colloredo ma Alessia Artoni arriva prima, riparte la padana, Furlanetto imperiosamente, serve Francesca Franco. Francesca Franco pesca Asia Mangone, Mangone per Furlanetto e ancora per Franco, poteva essere forse un'azione un po' più ficcante questa. La Casagrande padana invece ha scelto un gioco più costruito, un gioco più manovrato, vedremo se sarà una scelta giusta da parte delle ragazze in biancorosso. È una scelta indovinata, più che indovinata, perché la vice capitana nonché pivot casalgrandese
Francesca Franco realizza il suo primo gol personale che riporta sul 9-9 la situazione, e ora Nadia Yelen Bordon risponde con efficacia al tiro di Michela Notarianni, 9-9 quando siamo quasi al 17esimo. Che partita, rimanete in visione e in ascolto attraverso Eleven Sports. Franco Mangone per Furlanetto, ora è una Casagrande padana che in questi istanti rallenta un po' il ritmo, ogni pallone pesa quintali, c'è da parte delle biancorosse la volontà di non sciupare il buon lavoro fatto fin qui. Ilenia Furlanetto colpisce il palo, ci prova Simona Artoni dall'ala, ma la sua conclusione non va a segno. Romina Ramazzotti non ha problemi, 9-9, peccato per i padroni di casa. Eleonora Colloredo a sua volta manda la sfera sull'incrocio dei pali, può ripartire la Casagrande padana. Errori in questi ultimi istanti, ma concedeteci di dirlo, errori anche abbastanza spettacolari, insomma, che aumentano l'interesse, che aumentano la gradevolezza, l'intensità di questo confronto che sta andando in scena sulle tavole del Palazzetto Cheope in via Aosta, in quel di Casalgrande, da dove vi stiamo trasmettendo in rigorosa diretta. Mangone, Alessia Artoni per Furlanetto, vedremo cosa si inventerà per Asia Mangone, ancora Furlanetto, potrebbe azzardare il tiro, lo fa ma non è dei migliori il tiro, e allora Ramazzotti ci arriva dall'altro lato del campo, c'è il contropiede griffato, Cecilia Maria D'Ambrosio, 9-10, e sono di nuovo avanti le ragazze allenate da Giovanni Nasta e dal suo vice Anthony Laera, tecnici di grande competenza, di grande esperienza, che non a caso stanno conducendo la Cassa Rurale Pontigna sulla strada giusta per provare a conquistare un titolo tricolore che sarebbe davvero storico, non soltanto per Pontigna ma anche per tutta la pallamano laziale. Vedremo come andrà a finire su questo, chiaramente appuntamento ai playoff. Intanto la padana perde palla, la riconquistano quindi le gialloblu, che con Michela Notarianni al suo primo gol personale si portano ora sul doppio vantaggio quando scocca il 19esimo. 9 chi attacca, 11 chi difende, 9 Casagrande padana, 11 Cassa Rurale Pontigna. Mancano ormai pochi secondi, manca ormai una manciata di secondi al 20esimo. Franco per Furlanetto, per Asia Mangone, la padana ha bisogno di un gol urgentemente, altrimenti Pontigna può rischiare di scappare via del punteggio parziale. Quando Pontigna scappa via son dolori per qualsiasi avversaria, ma Asia Mangone per il momento evita questo pericolo. Quarto gol personale per lei, miglior realizzatrice dell'incontro insieme a Marinella Panayotova, e 10-11 la situazione, un gol di vantaggio per Pontigna, solo un gol di ritardo per la Casagrande padana. Ora Conte, vediamo Notarianni, D'Ambrosio, Notarianni, Conte, vediamo l'azione insistita di Pontigna Colloredo per adesso Notarianni, vediamo Giulia Conte, potrebbe caricare il tiro, lo carica ma viene sporcato dalla retroguardia biancorossa. Padana in contropiede, c'è il gran gol di Simona Artoni dall'ala, come lei sa fare, e così siamo 11-11 quando è scoccato il 20esimo. Pontigna stava gettando le basi per prendere il largo del punteggio, stava gettando le basi per scappare via, ma questa padana glielo ha impedito. 11-11 il punteggio, quindi gara è molto intensa, e attenzione, qui c'è l'azione di Michela Notarianni che viene stoppata dai bastioni difensivi biancorossi, ma gli arbitri assegnano i 9 metri alla Cassa Rurale, che può ripartire quindi con Colloredo. E ora vediamo per Conte, c'è nella palla Radovic, il tiro di Radovic, Bordon sul palo, non è valido poi il gol di Luisella Podda, gran tiro di Sandra Radovic, ma Nadia Yelen Bordon ha deviato la palla sul palo, intervento spettacolare da parte dell'estremo italo-argentino in forza alla compagine biancorossa per la seconda stagione consecutiva. 11-11 la padana può ancora mettere quindi la freccia, può ancora mettere il naso avanti. Furlanetto, Franco, da questi ancora Furlanetto prova il tiro e c'è il gol in maniera un po' avventurosa, ma comunque c'è il gol. Romina Ramazzotti ha toccato la sfera senza però riuscire ad impedire al pallone di depositarsi in fondo al sacco. 12-11 padana ancora avanti, 12-11 Conte, Notarianni per Radovic,
Podda, Radovic, Notarianni, chiama lo schema Michela Notarianni, vediamo quali sono le sorprese che Bontigna ha in serbo per la Padana e per il pubblico che segue sia qui in loco sia su Eleven Sports. Radovic, il tiro a sorpresa, il tiro anche inaspettato, il tiro ficcante di Sandra Radovic, primo gol personale per lei ed è di nuovo parità 12-12. Francesca Franco, Furlanetto, non arriva il passaggio ad Asia Mangone che scivola sul più bello, peccato per le padrone di casa. Può quindi ripartire Pontigna alla ricerca di una nuova situazione di vantaggio. Podda, ora Podda per Radovic, da questi a Notarianni, Michela Notarianni che in queste ultime fasi si sta rivelando essere il vero pendolino del gioco giallo-blu. Notarianni per Colloredo, Radovic, Radovic a cercare Podda, di nuovo per Radovic, vedremo se caricherà il tiro sorprendentemente come prima, no, perché Radovic ha cercato Cecilia Maria D'Ambrosio ma quest'ultima non è arrivata ad impossessarsi della sfera e quindi non cambia la situazione di punteggio 12-12. Cambia però l'azione di attacco che ora è nelle mani di Casalgrande per un altro attacco molto prezioso per le prospettive biancorosse all'interno di questa gara e perché no anche di questo campionato, perché questa partita per la compagine ceramica vale veramente non una stagione intera, però quasi, poco ci manca. Gol di Ilenia Furlanetto, gol dell'ex ancora una volta, terzo centro personale per lei, riparte Pontigna, vuole subito riportarsi in parità, D'Ambrosio prova la conclusione ma Nadia Yelen Bordon con grande prontezza, con grande maestria riesce a respingere la minaccia per le casalgrandesi ovviamente. Ora però non va a segno il potenziale contropiede che Nicole Giombetti avrebbe potuto finalizzare, lei non è arrivata ad agganciare il pallone, così Pontigna può ripartire alla ricerca del pari. Radovic, Notarianni, Panayotova, Notarianni, fraseggio Notarianni, Panayotova, da Colloredo ancora per Panayotova, Panayotova autrice di un buon avvio di gara con 4 gol. E ora vediamo Panayotova ancora a servire per l'ala, ancora a servire all'ala Michela Notarianni che va in gol dall'ala nonostante Nadia Ayelen Bordon avesse toccato la sfera. Ora Simona Artoni, siamo già dall'altra parte del campo, Simona Artoni per Masia Mangone, per Francesca Franco, 13-13, poco più di 5 minuti all'intervallo di questa vincente gara tutta da seguire. Furlanetto, 16 i punti in classifica della Casalgrande Padana, 32 quelli della Cassa Rurale Pontinia, sono esattamente il doppio, mai una differenza di potenziale che almeno fino a questo momento non si è affatto vista, anzi la momentanea parità 13-13 fotografa bene quello che è stato l'andamento della sfida fin qui. C'è infrazione da parte di Simone Artoni, non è valido il suo bel gol dall'ala, permetteteci di dare un giudizio anche estetico sulla realizzazione messa a segno da Simona Artoni, poi non convalidata dagli arbitri. Intanto non va a segno l'attacco di Sandra Radovic per Pontinia. 13-13, riparte la Padana con Furlanetto. Serve Francesca Franco, dopo aver tentato il sottomano ha preferito servire Francesca Franco. Secondo gol per lei e Padana ancora avanti sul 14-13. Che partita, emozioni, 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 ancora emozioni qui al palazzetto Cheope di via Aosta a Casalgrande, da dove vi stiamo trasmettendo. Sono le 19, 2 minuti primi di questo sabato 22 aprile, meno di 5 minuti all'intervallo, un gol di vantaggio per chi difende in questo momento. Avanti Pontigna con Radovic, in avanti Pontigna con Radovic, ora D'Ambrosio, D'Ambrosio prova il tiro, non viene convalidato dagli arbitri che ravvisano un'infrazione nella fase di attacco giallo-blu e quindi riprende la Casalgrande Padana, riacquista un possesso palla che potrebbe consentire alla formazione biancorossa di portarsi su doppio vantaggio. Sarebbe una preziosa eredità, sarebbe un prezioso patrimonio, un piccolo ma significativo capitale da non disperdere, perché qui in questa gara ce ne stiamo rendendo conto con il passare dei minuti, ogni singolo episodio ha un'importanza, un peso specifico davvero notevole, come
peso specifico a questo gol della frizzante vulcanica centrale biancorossa Gaia Lusetti. Primo centro per lei, 15-13, ma c'è dall'altro lato del campo l'immediata risposta di Marinela Panayotova, implacabile come sempre, 15-14. Oh, attenzione, Casagrande in avanti con Ilenia Furlanetto, serve Asia Mangone, di nuovo Furlanetto per Francesca Franco, forza Ile, si leva l'incitamento al pubblico, da parte del pubblico casagrandese qui convenuto a Palacheope. Come abbiamo detto, Ilenia Furlanetto è ormai un simbolo della compagine biancorossa, pur essendo originaria di Pontinia, proprio di Pontinia. Furlanetto è qui da 10 anni, Ilenia dall'estate 2013 per l'esattezza. Non va a fondo, non va a segno l'attacco biancorosso, c'è il contropiede di Pontinia con Eleonora Colloredo che non si fa pregare nel mettere a segno il suo terzo centro personale, a tu per tu con Nadia Yelen Bordon. Terzo centro che permette anche a Pontinia di riportarsi in parità sul 15-15 quando mancano ormai pochi scampoli al termine della prima frazione di gioco. Poi, come nostra consolidata consuetudine, daremo la linea a Milano per un breve intervallo e poi ci ritroveremo qui dopo circa 10 minuti per raccontarvi, per trasmettervi e per raccontarvi tutti quelli che saranno i sussulti di un secondo tempo che promette scintille. Intanto la conclusione di Ilenia Furlanetto viene deviata in angolo dalla difesa pontina e quindi angolo che viene eseguito da Nicole Giombetti per Furlanetto. Serbato vuole trovare spazio per il tiro, no, cede l'incombenza Mangone. Mangone viene contrastata dalla retroguardia giallo-blu e in questo modo guadagna 9 metri. Se ne incarica Alessia Artoni, serve Lusetti per Furlanetto, per Gaia Lusetti di nuovo. Lusetti, giro del campo per servire Mangone, Mangone prova il gol dall'ala, ci arriva Ramazzotti di piede, ma Nicole Giombetti da una posizione per lei consueta, più centrale, per lei inconsueta, più centrale rispetto al solito, mette dentro il 16-15. 16-15 sono due i gol dell'esperta ala biancorossa, classe 92. 16-15, poco più di un minuto all'intervallo. Radovic intanto, Radovic a cercare Panayotova, per Radovic di nuovo, Radovic a servire D'Ambrosio, D'Ambrosio non filtra il pallone a beneficio di Colloredo perché fa buona guardia Alessia Artoni, può ripartire Casagrande, qualche protesta da parte di Pontinia ma gli arbitri non tornano sulla loro decisione e Nicole Giombetti sigla il suo terzo sigillo personale che vale il provvisorio 17-15 a favore della padana. Nadia Yelen Bordon la vediamo stazionare in porta, istrionica come sempre, incita la platea del Palacheope, ne ha ben donne perché sembra essere davvero un buon momento per la padana, buon momento testimoniato anche da questo imperioso intervento della stessa Bordon sul tiro a tu per tu di Eleonora Colloredo. Ora padana ancora in avanti, Furlanetto potrebbe avere spazio per tirare, ha spazio per tirare e il tiro va. Quarto centro personale, 18-15, 10 secondi al termine della prima frazione. Comunque vada, la Casagrande padana chiuderà questo primo tempo in vantaggio, vantaggio non da poco anche dal punto di vista psicologico. Tiro dalla distanza velleitario di Ilenia Furlanetto, non va a segno ma poco cambia, si chiude qui il primo tempo con il seguente risultato: Casagrande padana 18, Cassa Rurale Pontinia 15, vantaggio di 3 reti quindi da parte della formazione biancorossa. Per la Casagrande padana il tabellino recita 4 gol a testa per Asia Mangone e Ilenia Furlanetto, 3 gol a testa per Nicole Giombetti e Simona Artoni, 2 gol per Francesca Franco, una rete a testa per Alessia Artoni e Gaia Lusetti. Per quanto invece attiene Pontinia sono 5 i gol di Marinela Panayotova, 3 gol Eleonora Colloredo, 2 gol a testa per Cecilia Maria D'Ambrosio e Michela Notarianni, 1 gol a testa per Luisella Podda, Giulia Conte e Sandra Radovic, i parziali che hanno contraddistinto la sfida fin qui: al 10° 6-5 per Casalgrande, al 20° 11-11 e come vi abbiamo detto, come anzi potete anche puntualmente osservare sui vostri monitor, alla fine del primo tempo 18 per la Casagrande padana e 15 per la Cassa Rurale Pontinia. Questa è la situazione, quindi questo in pillole quanto è accaduto nel corso del primo tempo. Noi diamo la linea a Milano per un breve intervallo e ci
risentiamo qui fra 10 minuti circa, anche meno, per vivere insieme le emozioni del secondo tempo di questa sfida valevole per il penultimo turno del campionato di Serie A1 femminile, stagione regolare. A tra poco, a voi Milano.
tanto qua l'intervallo di positivo, no. Adesso qui. Ecco. E rieccoci qui in diretta da Casalgrande alle 19:15 minuti di questo sabato 22 aprile 2023. Stiamo vivendo insieme le emozioni di questo confronto valevole per il 21esimo nonché penultimo turno del massimo campionato di pallamano femminile stagione regolare. La Casalgrande Padana ha chiuso la prima frazione di gioco in vantaggio sulla Cassa Rurale Pontinia con il punteggio di 18-15, un primo tempo avvincente, un primo tempo ricco di sussulti, vantaggio nel complesso abbastanza meritato da parte delle biancorosse, che nei momenti più nevralgici hanno mostrato un tocco di efficienza in più. Ma comunque, lo ripetiamo, guai sottovalutare Pontinia, guai dare Pontinia già per spacciata. Del resto, insomma, è anche una squadra che, pur rimaneggiata a causa di importanti assenze, è comunque una squadra che ha saputo guadagnarsi fin qui una più che meritata reputazione di principale, di assoluta e valida candidata alla conquista del triangolo tricolore, quindi dello scudetto. Partite adesso in questo momento per la seconda frazione di gioco. Nicolò Rinaldi al microfono per voi anche in questa seconda frazione in diretta su Eleven Sports. In avanti la Casalgrande Padana con l'obiettivo preciso di consolidare il vantaggio acquisito durante la prima frazione di gioco. Furlanetto per Franco a servire Asia Mangone. Franco chiude su di lei con Loredo, ma l'azione biancorossa offensiva può comunque continuare per Francesca Franco, per Furlanetto, ma queste a Asia Mangone, prova la conclusione filtrata, non riesce, ma c'è comunque un 9 metri a favore delle biancorosse, già eseguito da Alessia Artoni, ma dovrà essere ripetuto a quanto ci sembra. Perché infatti c'è una lieve sospensione derivata dalla necessità di dover pulire, asciugare il parquet di gioco intriso di sudore, e ovviamente, insomma, c'è da crederci, non è affatto un caso, perché è una partita che entrambe le formazioni stanno affrontando su buoni livelli, 18-15, su buoni livelli, e mettendo in campo anche molte energie. La Casalgrande Padana è alla ricerca della salvezza senza play-out, e vincere questo confronto sancirebbe un importantissimo passo avanti. Il traguardo non sarebbe ancora matematico, ma comunque le biancorosse si avvicinerebbero parecchio. C'è il gol! C'è il gol intanto di Ilenia Furlanetto, quinto centro personale, e in questo momento la capitana biancorossa diventa la migliore realizzatrice dell'incontro insieme a Marinella Panayotova. Dicevamo, le biancorosse in caso di successo contro Pontinia si avvicinerebbero notevolmente alla salvezza diretta. Il verdetto definitivo arriverà soltanto sabato prossimo, quando la Padana sarà ospite della Lì Best Espresso Mestrino, oggi sconfitta a Ferrara, mentre invece la Secur Fox Ariosto Ferrara, diretta concorrente della compagine ceramica per evitare i play-out, sarà ospite della IOMI Salerno. Intanto c'è il gol di Sandra Radovic. Casalgrande e Ferrara sono a pari punti in classifica, 16 punti dopo le prime 20 giornate, soltanto una potrà salvarsi senza play-out, e la Padana ha il vantaggio degli scontri diretti con Ferrara, perché all'andata le biancorosse si sono imposte di 9 nel primo derby emiliano di questo campionato, mentre al ritorno la Secur Fox ha prevalso ma soltanto di 3 lunghezze, quindi la sommatoria reti è favorevole alla compagine allenata da Marco Agazzani, e questo è un vantaggio che assume sicuramente buon rilievo in questa lotta per ottenere la permanenza immediata nella categoria. Intanto Francesca Franco, la pivot casalgrandese, ha messo a segno il suo terzo centro personale, 20-16 la situazione, 20-16 quando sono passati 2 minuti e 38 secondi nel corso della seconda frazione di gioco, nel corso della ripresa. Siamo sempre in diretta su Eleven Sports, e ora vediamo il tentativo di conclusione da parte di Michela Notariani, che ha tentato il gol inaspettato, ma non si passa di fronte al muro eretto da Nadia Yelen Bordon, dall'ex Pontina. Nadia Yelen Bordon dall'altro lato del campo, Asia Mangone dà solamente l'illusione del gol. Qualcuno qui in tribuna aveva anche esultato per questa ipotetica realizzazione da parte dell'ala
dell'Alla Terzino e biancorossa e della Nazionale Azzurra Seniores, ma in realtà così non è, quindi il punteggio non cambia, 20 a 16 con Pontigna in avanti, 16 chi attacca, 20 chi difende. Ora Notarianni a cercare Panayotova, Radovic per Panayotova, da questa a Colloredo per Radovic, Notarianni, vedremo cosa inventa, un buon passaggio per Radovic, attenzione che questa volta non dà l'illusione del gol, è gol per davvero. Terzo centro personale per lei, 17° di squadra, ma la Padana si getta nuovamente in avanti, Franco per Furlanetto rischia di perdere il pallone ma alla fine lo riconquista, e quindi ancora Ilenia Furlanetto che può chiamare lo schema, può impostare l'azione, il gioco offensivo della compagine allenata da Marco Agazzani. Furlanetto per Mangone, per Furlanetto per Alessio Artoni, Mangone, Furlanetto, gioco manovrato da parte della Padana, ma attenzione, non bisogna incappare nel rischio del passivo. Il gol di controbalzo dall'ala di Simona Artoni, molto ispirata stasera, 4 gol personali per lei fino a questo momento, molto ispirata davvero l'ala centrale, ma in questo caso ala questa sera, ala classe 2000. 21 a 17, sono 4 le lunghezze di vantaggio a favore di Furlanetto e Soce, ma attenzione all'attacco di Pontinia con Notarianni, Radovic, ancora a Radovic, ancora Notarianni, Panayotova, Notarianni, pendolino del gioco gialloblu anche in questa occasione, Colloredo si divincola tra le maglie della retroguardia biancorossa. Retroguardia che ha comunque, che in ogni caso riesce a bloccare, a stoppare, a rallentare l'azione della cassa rurale, che può riprendere con un 9 metri, eseguito da Colloredo, cerca la via della rete, Michela Notarianni ben contrastata però da Alessia Artoni, sarà di nuovo 9 metri per Pontinia, Colloredo, Panayotova, serve Radovic, ne prova a servire Podda, ma Luisella Podda in invitante posizione di ala non riesce ad agganciare la sfera, e quindi la cassa rurale Pontinia perde una buona occasione per ricucire parte dello strappo. Buon per la Casagrande Padana che riparte con vigore da Furlanetto, Mangone prova il tiro un po' carambolato, è stato un tiro un po' avventuroso questo, la palla è stata deviata dalla retroguardia ospite fuori a sinistra dell'estremo difensore Romina Ramazzotti. Ora Crosta prova a caricare il tiro Radovic, ma viene contrastata dalla difesa casalgrandese, c'è un 9 metri per Pontinia, Colloredo, Radovic per Notarianni, Panayotova, 6 minuti e 16, Panayotova. Diciamo è una Pontinia che comunque in questa gara sta faticando in maniera abbastanza rilevante ad attaccare la solidità della difesa avversaria, comunque riesce in questo frangente la capitana ospite Luisella Podda a scandagliare la linea difensiva della Padana, scandagliare il fortino costruito dalle biancorosse, quindi 21 a 18, 3 i gol di vantaggio a favore delle biancorosse di Agazzani, proprio come era terminato il primo tempo. 21 a 18, Mangone per Franco, per Furlanetto, ancora Franco, Mangone, Franco, Alessia Artoni, gira palla Giombetti, Furlanetto, anzi Franco per Mangone potrebbe caricare il tiro, no, c'è dell'incombenza Furlanetto, bello questo tunnel per Nicole Giombetti, ma quest'ultima non ha agganciato il pallone in tempo, e allora può ripartire Pontigna che può accorciare le distanze portandosi almeno 2, pallone prezioso per le ragazze ospiti. D'Ambrosio, Panayotova, il gran tiro in sottomano di Panayotova, ma altrettanto grande la risposta di Nadia Yelen Bordon. Ottima la conclusione di Panayotova, ma altrettanto imperioso l'atteggiamento, il comportamento, la prontezza di Nadia Ayelen Bordon nel respingere questa ficcante e pericolosa conclusione. 21 a 18, sempre Casagrande Padana avanti, un risultato questo che si è confermato avvicinerebbe parecchio le biancorosse ad evitare il rischio play out. Ma è ancora molto presto per parlare, ovviamente una partita che ha ancora moltissimo da dire e da dare. Gaia Lusetti conclude sull'esterno della rete, ma viene fermata irregolarmente.
da Cecilia Maria D'Ambrogio, quindi c'è il primo rigore di questo incontro. Primo rigore di questo incontro, arriva all'ottavo della ripresa e se ne incarica Ilenia Furlanetto. Ilenia Furlanetto contro Romina Ramazzotti. Furlanetto Ramazzotti che avrà la meglio, uno scontro tra giocatrici di grande esperienza. Ha la meglio la capitana casalgrandese, che sigla così il suo sesto sigillo personale, il primo su rigore. Niente di fatto per questa azione offensiva giallo-blu. Riparte la padana con Furlanetto per Mangone, per Furlanetto, Gaia Lusetti. Franco fa il giro del campo per servire Mangone. È una padana che in questa fase non ha ovviamente interesse ad accelerare troppo i tempi, bisogna centellinare le energie a disposizione, stante anche la pesante assenza di Marianna Orlandi, che da qui a fine campionato non potrà più dare il proprio prezioso contributo dall'ala. Qui intanto Simone Artoni non riesce ad agganciare un pallone che poteva diventare davvero prezioso e interessante. Non cambia il punteggio, torna in avanti Pontigna, Radovic, Panayotova, Podda per Panayotova, Radovic a servire Notarianni, Radovic, Panayotova, ancora Radovic, cerca una sponda in Colloredo, la trova Panayotova, Podda, Panayotova, vedremo se riuscirà a replicare l'efficienza offensiva sviluppata nel primo tempo. In questo caso c'è un gol di Pontigna, ma non di Panayotova, di Michela Notarianni, il suo terzo in questa partita. C'è l'intervento intanto ai danni di Simona Artoni, la palla viene assegnata a Casalgrande nonostante le proteste del vice allenatore gialloblu Anthony Laera. 22-19, siamo a pochi passi dal decimo della ripresa. C'è una discussione tra gli arbitri, tra Laera, gli arbitri e il delegato FIGH. Il gioco può riprendere comunque, 22-19, ed è Mangone, Lusetti, Franco, sorridente, è una Casalgrande padana confidente, sa di potercela fare, Furlanetto, Franco, Furlanetto, non carica il tiro, serve Lusetti, cerca Mangone quest'ultima e Asia Mangone va in gol dall'ala, quinto centro per lei, 23-19, fino a questo momento nel primo tempo, ma anche in questo avvio di ripresa, è una padana davvero da stropicciarsi gli occhi, che si sta comportando con grande efficienza e con grande personalità contro una fra le migliori squadre del campionato, lo dobbiamo ricordare. Cogliamo l'occasione per salutare anche quanti ci stanno seguendo in questo momento da Pontigna e più in generale dal Lazio. Un saluto anche al pubblico di Fede Casalgrandese, che per un motivo o per l'altro non può essere qui al Pallacchio per questa sera, ma è comunque collegato con Eleven Sports. Intanto Panayotova tira, ma Bordò non respinge ancora una volta. Sono già molte le parate decisive, comunque di un certo peso, messe a segno dalla guardiana italo-argentina. Ora azione manovrata di Pontigna con Panayotova, un po' in difficoltà Pontigna in questa fase, perché la cassa rurale sul filo del passivo, deve affrettarsi la formazione di Giovanni Nasta a trovare una conclusione. La palla viene restituita a Casalgrande, ma c'è time out però intanto, c'è time out richiesto da Giovanni Nasta, richiesto da Pontigna sul risultato di 23-19 per la Casalgrande padana quando siamo all'undicesimo della ripresa. Riepiloghiamo quindi il tabellino emerso fin qui per la Casalgrande padana: 6 gol di Ilenia Furlanetto, 5 di Asia Mangone, 4 di Simona Artoni, 3 gol a testa per Nicole Giombetti e Francesca Franco, 1 gol a testa Alessia Artoni e Gaia Lusetti. Per la cassa rurale Pontigna, 5 gol Marinella Panayotova, 3 gol a testa Eleonora Colloredo, Michela Notarianni e Sandra Radovic, 2 gol per Luisella Podda, così come per Cecilia Maria D'Ambrosio, 1 rete per Giulia Conte. Parziali al decimo 6-5 per Casalgrande, al ventesimo 11-11, primo tempo 18-15 per Casalgrande, al quarantesimo poco fa 22-19 sempre per la padana, e adesso quando siamo al 41esimo e 21 secondi 23-19 sempre a favore delle biancorosse di casa. I rigori fino a qui ne è stato eseguito soltanto uno, realizzato da Ilenia Furlanetto.
23 a 19. Si riprende con Pontini in avanti, quindi, ma Pontini attenzione sul filo del passivo perché gli arbitri hanno alzato la mano da tempo, deve sbrigarsi a trovare un tiro. La formazione ospite lo trova con Giulia Conte che va a segno per la seconda volta in questo incontro, 23 a 20. Giulia Conte trova il gol in extremis, quindi per le gialloblu la vice capitana della formazione arrivata qui dal Lazio, superpotenza del campionato, secondo posto con 32 punti al proprio attivo. Ma riparte la Padana, ancora in avanti con Franco Furlanetto, sale il battimani da parte del pubblico casalgrandese, tutta Casalgrande ci crede e le biancorosse ovviamente ci credono a loro volta. Mangone a servire Lusetti, pesca bene Furlanetto carica il tiro, ma questa volta il tiro finisce fuori misura, alto sulla traversa, difesa da Romina Ramazzotti. Attenzione a Pontigna che può ripartire, potrebbe portarsi su meno 2, si fa tutto il campo, percorre tutto il campo Martina Crosta, ma a impedirle di trovare il gol c'è Nadia Ayalembordon che ha respinto di piede, nulla di fatto quindi, però è ancora Pontigna in avanti. Panayotova per Notarianni, Panayotova di nuovo, Notarianni, Colloredo, Panayotova a cercare in qualche modo la tiratrice che in qualche modo trova e segna Michela Notarianni, quarto gol per lei, 23-21, attenzione sono solo due le lunghezze di ritardo di Pontinia. Furlanetto serve un gol alle biancorosse con grande rapidità, Ilenia Furlanetto viene bloccata da Giulia Conte, c'è un 9 metri a favore della compagine allenata da Marco Agazzani. Furlanetto per Lusetti, prova a servire, serve Furlanetto per Mangone, non carica il tiro Mangone perché viene stoppata dalla retroguardia avversaria, 9 metri per le biancorosse, Alessia Artoni, Mangone, Furlanetto, Gaia Lusetti, prova a farsi largo ma c'è l'intervento su di lei, intervento abbastanza plateale per quanto ovviamente fortuito da parte di Luisella Podda che deve quindi accomodarsi in panchina per i prossimi due minuti e c'è rigore a beneficio della compagine ceramica, un'altra occasione preziosa come spesso accade in questi casi, in questi momenti così delicati, il peso della conclusione dai 7 metri, l'onore e l'onere è nelle mani di Ilenia Furlanetto contro Romina Ramazzotti. Romina Ramazzotti che aveva intercettato il rigore, sembrava quindi cosa fatta la neutralizzazione di questo rigore per l'estremo difensore di Pontigna, invece la palla ha preso un rimbalzo beffardo per il portiere e così ha permesso a Ilenia Furlanetto di siglare il suo 7° centro personale che è anche il 24° per la propria squadra. Un gol un po' fortunoso se vogliamo, ma comunque si vince, si può vincere o si può perdere anche così. Ma attenzione a Pontigna, Panayotova prova la conclusione dall'ala, c'è un tentativo di Pontigna dall'ala che però non va a buon fine, un tentativo che era stato effettuato da Cecilia Maria D'Ambrosio, riparte Casagrande, può colpire la rete, butta via il pallone Alessia Artoni in maniera frettolosa, non cambia il punteggio, siamo quasi a metà ripresa, 24 chi difende, 21 chi attacca, in avanti c'è Pontigna che dalle fasi finali del primo tempo in avanti ha sempre accusato un ritardo nel punteggio oscillante tra le due e le quattro lunghezze, quindi questo dato rispecchia in maniera piuttosto eloquente la supremazia territoriale, non nettissima ma comunque visibile, che la Padana sta imponendo in questa gara. Ma ora c'è il tentativo di Panayotova che prova a cercare la via del gol con un campanile, con una conclusione a campanile dall'ala, ma il cucchiaio non va a segno, il cucchiaio si perde a lato a destra della porta difesa da Nadia Ayalembordon e quindi la Padana ha il pallone del potenziale più 4. Furlanetto, Lusetti, Furlanetto, Franco, Furlanetto e attenzione a Gaia Lusetti, carica il tiro ma Romina Ramazzotti questa volta risponde con maestria, riprende l'azione offensiva, ora torna la palla in mano Pontigna, si fa largo,
si fa largo con determinazione Giulia Conte nella difesa biancorossa, ottiene quindi un 9 metri che verrà eseguito da Eleonora Colloredo. Eleonora Colloredo esegue i 9 metri Panayotova per Podda. Podda a questa Panayotova, chiama lo schema Michela Notariani, tra le migliori in campo della compagine di Pontinia. Colloredo, Conte, vediamo il passaggio a Panayotova. Panayotova per Podda, Podda, la conclusione dall'ala, ma Nadia Yelen-Bordon dice di no e la palla torna nelle mani di Casagrande. Un'altra parata delle sue, un altro intervento molto prezioso da parte di Nadia Yelen-Bordon, e c'è il time out chiamato da Marco Agazzani quando siamo a meno di un quarto d'ora dal termine della sfida e la Casagrande padana è avanti con il punteggio di 24-21. Apriamo una finestra, cogliamo anche l'occasione per aprire una finestra sulla formazione di Serie B regionale maschile targata ovviamente Casagrande, la Modula Casagrande che mentre vi stiamo parlando sta affrontando in terra bolognese la QBM Valsamoggia per la quart'ultima giornata di campionato. La Modula Casagrande allenata da Matteo Corradini è al terzo posto in classifica, quindi è a un passo dal qualificarsi agli spareggi playoff che assegneranno la promozione nel nuovo campionato maschile di Serie A Bronze. Tanto dovevamo come puntualizzazione e ora avevamo riepilogato poc'anzi il tabellino di questa partita che stiamo seguendo quando sono le 19:36 minuti qui a Casalgrande. Padana 24, Pontinia 21, comunque rapidamente Ilenia Furlanetto è la migliore realizzatrice di Casalgrande e fin qui dell'incontro con 7 reti all'attivo. Invece per Pontinia l'atleta maggiormente prolifica ed efficace in chiave offensiva è Marinela Panayotova, che ha 5 sigilli al proprio attivo. I parziali li ricordiamo: al decimo 6-5 Casagrande, al ventesimo 11-11, a fine primo tempo 18-15 Casagrande, al quarantesimo 22-19 sempre per le padrone di casa, e ora lo vedete 24-21 quando siamo al sedicesimo della ripresa sempre per la compagine ceramica, che ora prova ad attaccare con Furlanetto. Mangone per Lusetti viene fermata dalla retroguardia avversaria, c'è un 9 metri quindi per la padana. Mangone può impostare la padana senza eccessive ansie, può impostare in questa fase. Furlanetto carica il tiro, Romina Ramazzotti per poco non si va a beffare un'altra volta, ma questa volta l'esperta, il valido portiere di Pontinia riesce a intercettare il pallone. C'è un intervento adesso irregolare di Asia Mangone, vediamo se gli arbitri, infatti sono 2 minuti inflitti ad Asia Mangone per intervento sulla giocatrice di Pontinia in fase di tiro. Trattasi di Cecilia Maria D'Ambrosio che ha subito questo intervento. 2 minuti quindi ad Asia Mangone, c'è il primo rigore per Pontinia all'interno di questa partita. Se ne incarica Giulia Conte contro Bordon Conte. Giulia Conte alla meglio, terzo centro personale per lei, il primo rigore realizzato da Pontinia, il primo rigore eseguito e anche realizzato dalla Cassa Rurale. 24-22, sono solo 2 le lunghezze di vantaggio per le biancorosse, biancorosse che non devono assolutamente mollare proprio adesso. Comunque la padana ha manifestato un atteggiamento vincente, comunque un atteggiamento convincente soprattutto fin da inizio partita, e ora si tratta di mantenerlo fino in fondo, sperando anche, ovviamente per quanto riguarda il punto di vista biancorosso, sperando anche che le ragazze allenate da Marco Gazzani abbiano energie fisiche sufficienti per portare a riva quella che sarebbe una vittoria davvero di basilare rilievo nella lotta per arrivare alla salvezza diretta senza passare attraverso i play-out. La Cassa Rurale Pontinia dal canto suo vuole invece un buon risultato per affilare i coltelli, potremmo dire, per prepararsi, per rinsaldare al meglio la propria preparazione in vista dei play-off scudetto che vedranno le gialloblu contendere il titolo a Salerno, Erice e Bressanone. E ora Lusetti dall'ala, prova il tiro dall'ala ma la conclusione non è delle migliori, ci arriva Romina Ramazzotti, può ripartire Pontinia con Crosta che serve Panayotova cede l'incombenza del tiro a Crosta, attenzione, spazio per tirare, Martina Crosta va a segno,
Mattia Crosta va a segno, forte della sua esperienza, la navigata giocatrice gialloblu, 24-23, solo un gol di ritardo, attenzione, per le seconde della classe hanno un solo gol di ritardo, fino a qualche minuto fa erano 4 le lunghezze di divario a favore della Casagrande Padana, ma la palla a mano è anche questo, quindi vi invitiamo a seguirci fino in fondo su Eleven Sports, che vi sta trasmettendo in diretta anche stasera questo incontro in rigorosa diretta. Sono le 19:40, tra una decina di minuti, da 15 al massimo, conosceremo insieme l'epilogo di questa sfida che significa davvero tanto per le padrone di casa e per certi versi anche per Pontinia. Vediamo Franco, si libera bene Franco con un gesto atletico di notevole caratura, si libera bene, sigla il 400, ma attenzione, c'è Manuela Manzo, era tutta sola, poteva trovare la conclusione, ma Nadia Ayelen Bordon non si è fatta sorprendere, 25-23 quando scocca il 50esimo, 25-23, comunque vada, ci sembra di poter dire questa partita non ripeterà il film di quanto si è visto all'andata al Palabianchi di Pontinia con la Cassa Rurale netta vincitrice per 35-23. Una nota sull'agenda di entrambe le formazioni: sabato prossimo, l'abbiamo detto varie volte, cogliamo l'occasione per ribadirlo, sabato prossimo a partire dalle ore 18:30 la Padana sarà di sera in Veneto contro la Libest Espresso Mestrino, con l'obiettivo sempre insomma di arrivare a compiere quell'ultimo passo che in ogni caso ancora mancherà questa sera per arrivare alla salvezza senza play out. Invece sempre sabato prossimo la Cassa Rurale Pontinia sarà di scena al Palabianchi per affrontare la sfida casalinga con Cassano Magnago, fischio d'inizio alle ore 15, e ovviamente entrambe le partite vi verranno proposte in diretta da Eleven Sports. Intanto Nicol Giombetti fallisce il suo tentativo realizzativo dall'ala, poi come detto Pontinia si immergerà nel clima degli spareggi che assegneranno lo scudetto. Poi per quanto riguarda la Casagrande Padana vedremo che cosa accadrà e vedremo soprattutto se ci saranno altri collegamenti qui da Casagrande per questa stagione agonistica qui su Eleven Sports. Ovviamente tutto il pubblico e tutto l'ambiente biancorosso si augura di no, non perché non ci piaccia stare in vostra compagnia, tutt'altro, ma perché questo vorrebbe dire che la Padana avrebbe chiuso anticipatamente senza spareggi il discorso salvezza. Intanto Pontinia si è riportata sotto 25-24 con il quarto gol di Eleonora Colloredo, 25-24, però Pontinia perde questa occasione offensiva e quindi la Padana può ristabilire le due lunghezze di margine favorevole. C'è il tiro piccante della vice capitana biancorossa Francesca Franco, sono 5 sui centri personali, 26 chi difende adesso, 24 chi attacca, Pontinia in avanti. Pontinia sembra sempre in questi ultimi minuti, le ragazze ospiti sono più volte sembrate sul punto di riagguantare le avversarie, ma la Padana non ha mai permesso che questo avvenisse fino a questo momento. Però rimangono ancora minuti decisivi ai fini di delineare il risultato di questa sfida tutt'altro che chiusa, c'è ancora molto da dire, molto da dare, come avrebbe detto il grande Corrado Mantoni, non finisce affatto qui. E guardate Luisa Laporta adesso che potrebbe colpire dall'ala, e colpisce infatti dall'ala, anche se Nadia Yelen Bordone era riuscita a toccare il pallone con la mano. 26-25, gara infinita, gara che non finisce mai veramente, soprattutto per quanto riguarda la Padana. Lusetti, Mangone, e qui si decide molto di quelle che saranno le sorti biancorosse nel campionato, perché vincere, come dicevamo prima, potrebbe una scarica di adrenalina veramente preziosissima, invece perdere complicherebbe i piani e non poco. Comunque 26-25, ricordiamo, non l'abbiamo ancora fatto prima, che entro questa sera o al massimo domani mattina sui canali social della Pallamano Spallanzani Casalgrande troverete le interviste post partita, ci sarà sicuramente molto da analizzare e da raccontare, chiaramente una intervista per parte, avremo una voce da parte della Casagrande Padana e un'altra voce da parte di Pontinia, tutto questo interviste post gara
entro domani mattina sui canali social Facebook, Instagram del GSD Pallamano, Spallanzani, Casalgrande. Casalgrande che adesso in avanti con un gol di vantaggio, fulminato per Franco. Franco si ripete. Franco in questi ultimi minuti ha messo a segno gol davvero pesantissimi per le sorti di questo incontro, gol che hanno permesso alla Padana di mantenersi il vantaggio. Perdere la situazione di vantaggio per le ragazze di Agazzani avrebbe sicuramente significato subire una mazzata pesantissima sul piano psicologico. Così al momento non è successo, ma manca ancora un'eternità, mancano oltre 6 minuti e c'è Pontigna in avanti con Podda, gira per il campo, Podda trova la conclusione ma c'è un'irregolarità su di lei, quindi le ragazze ospiti usufruiranno di un rigore. Così è, c'è il cambio in porta nelle fila casalgrandesi, esce Nadia Aielen Bordon, entra Valentina Bonaccini, l'estremo difensore classe 2003 di San Rufino, qui vicino San Rufino, frazione di Scandiano. Conte contro Bonaccini, promettente prospetto biancorosso. Conte butta la palla sul palo, però realizza approfittando del rimbalzo del legno. Quarto centro personale per Conte, 27-26 il computo totale. Era stata brava Valentina Bonaccini a ipnotizzare la tiratrice, costringendola a mandare a spedire il pallone sul montante a destra del portiere, ma poi la stessa Conte ha realizzato approfittando della respinta. Gaia Lusetti, secondo centro personale per lei, 28-26, ancora due le lunghezze di margine per la Padana. C'è il tiro però in elevazione di Giulia Conte che risponde puntualmente, botte e risposta continuo, ma nonostante questo la compagine ceramica è ancora avanti in modo flebile ma significativo di un gol. Ultimi 5 giri di lancetta e dobbiamo anche puntualizzare a questo punto che, stante la vittoria di Ferrara su Mestrino, gol di Lenia Furlanetto, intanto un punto, la suddivisione della posta in palio servirebbe abbastanza a poco, comunque non sarebbe utilissima per le biancorosse, sicuramente molto meglio una vittoria data la situazione, perché in questo momento Ferrara ha 2 punti in più e quindi l'esigenza della Padana sta ovviamente nel riagganciare quanto prima in classifica le cugine bianco-azzurre, così da poter fare ancora valere il vantaggio negli scontri diretti. Intanto Pontigna è in avanti, ma c'è l'incitamento incessante da parte del pubblico qui convenuto al Paracheope. Notarianni per Panayotova, c'è l'incombenza del tiro, Giulia Conte che stavolta non va, però c'è un intervento su di lei. 2 minuti inflitti a Ilenia Furlanetto, che ha qualcosa da dire con gli arbitri, ma gli arbitri non cambiano opinione e quindi si riprende con un 9 metri per Pontinia e Casagrande Padana priva di Furlanetto per i prossimi 2 minuti. Non è una mancanza da poco quella dell'ex di turno, quindi la Padana dovrà stringere i denti fino in fondo, ma l'avevamo detto del resto a inizio gara, Pontinia non fa sconti. Pontigna vuole confermare la propria reputazione, il tiro di Colloredo, Eleonora Colloredo va a segno tu per tu con Nadia Yelen Bordon, 29-28, che partita, non finisce mai, rimanete qui in ascolto su Eleven Sports, non cambiate canale, non cambiate piattaforma, quando siamo in diretta sono le 19:48 minuti primi, l'ora che volge al disio come si sarebbe detto poeticamente qualche tempo fa. 29-28, minuti decisivi per delineare il risultato di questa partita ma anche molto degli orizzonti della Casagrande Padana in questa stagione. Mangone, serve bene Alessio Artoni trova il pertugio vincente con uno spettacolare gol dall'ala, secondo centro personale. Alessio Artoni non è nuova a questi gol così pesanti messi a segno in momenti finali anche del confronto. Infatti ricordiamo qualche anno fa un gol decisivo, il gol vittoria in contropiede di una partita sempre qui al Cheope contro Cassano Magnago, ma quella era un'altra storia. C'è intanto un provvedimento arbitrale, c'è una ammonizione combinata al tecnico biancorosso Marco Agazzani, 30-28 quando mancano meno di 3 minuti al termine, c'è rigore a beneficio della Cassa Rurale, se ne incarica Luisella Podda contro Nadia Yelen Bordon, un altro scontro tutto da seguire. Podda Bordon
momenti topici, porta fuori alla meglio Nadia Yelen Bordon, che ha ipnotizzato un'esperta tiratrice di grande talento come la capitana gialloblu Luisella Podda. 30-28, è una Casagrande Padana che vede la vittoria a portata di mano. 30 Casagrande Padana, 28 Castelnuovo Pontinia. Rapidamente il tabellino è messo fin qui per la Padana: 8 gol Ilenia Furlanetto, 6 gol Francesca Franco, 5 gol Asia Mangone, 4 per Simona Artoni, 3 gol Nicole Giombetti, 2 reti a testa Alessia Artoni, Gaia Lusetti. Pontinia, 5 reti a testa per Giulia Conte, Eleonora Colloredo e Marinella Panaiotova, 4 gol Michela Notarianni, 3 reti Luisella Potta e Sandra Radovic, 1 gol Martina Crosta. Ai rigori 2 su 2 la Casagrande Padana, 1 su 2 Pontinia. I parziali al 6-5 Casagrande, al 20-11, fine primo tempo 18-15, al 40-22-19 sempre per Casagrande, al 50-25-23 e ora quando siamo al 57 la compagine ceramica conduce ancora sul 30-28. Ora, visto che siamo in questi minuti conclusivi, anche un po' per stemperare la tensione, qualora, sottolineato mille volte, qualora se questo fosse il nostro ultimo collegamento stagionale qui da Casalgrande per Eleven Sports, cogliamo l'occasione per ringraziare veramente quanti ci hanno attentamente seguito durante questa intensa stagione agonistica e diamo l'appuntamento fin da ora al prossimo campionato. Un grazie a Raul Carloni per le puntuali riprese, alla società Pallamano Spallanzani Casalgrande per la messa in atto tecnica di questi collegamenti e un grazie proprio al nostro affezionato pubblico che ci ha seguiti in maniera attenta, precisa e costante attraverso gli Eleven Sports. Grazie a tutti voi, buona estate, buone vacanze. Se poi dovessimo rivederci e risentirci per i playout, ripeteremo questi ringraziamenti e questi saluti, ma intanto, a scanso di ogni equivoco e per prevenire ogni scenario, li facciamo qui. Grazie veramente a tutti voi per il seguito che ci avete accordato. Intanto Pontinia ha perso palla di nuovo, meno di 2 minuti al termine. Ribadiamo, non perdete questa sera sulle piattaforme social, su Instagram, su Facebook del GSD Pallamano Spallanzani Casalgrande le interviste post partita, mentre i biancolosi sono in avanti per il gol che potrebbe dare una quasi certezza di vittoria. Furlanetto non riesce a oltrepassare il muro difensivo di Pontinia, ma c'è un 9 metri a beneficio di Casalgrande. Franco a servire Lusetti, il gol, la palla carambola in rete. Il gol della centrale Nadia Lusetti, che ha qualche problema fisico, la palla è carambolata in rete, comunque si è già rialzata Gaia Lusetti, terzo centro personale per lei, esulta la panchina biancorossa per una vittoria che veramente è lì sul piatto d'argento, ma che diciamo sul piatto d'oro a questo punto. 31-28, un minuto al termine. Comunque a Pontinia va il migliore in bocca al lupo sicuramente in vista dei playoff scudetto, così come rivolgiamo il migliore in bocca al lupo anche alle sue contendenti, ma questa sera insomma ci permettiamo di dire che la vittoria della Casagrande Padana fotografa bene quello che è stato il reale andamento della partita. Grande cuore da parte delle biancolosse allenate da Marco Gazzani, una vittoria corroborante che dà ulteriore morale in vista dell'ultimo sforzo da compiere il prossimo sabato sul campo di Mestrino. Intanto c'è la rete di Pontinia, che probabilmente sarà l'ultima rete di questo confronto per la formazione gialloblu. Qui c'è anche la rete di Gaia Lusetti, oltretutto dall'altro lato Giulia Conte. Benissimo, prova la via del gol Eleonora Colloredo, l'ultima parata in Nadia Yelen Bordon, ma la sfida finisce qui quando sono le 19:54 minuti primi qui al Palazzetto Cheope, il finale dal Palazzetto Cheope in Casalgrande Padana batte Cassa Rurale Pontinia 32-29, ripeto, Casalgrande Padana batte Cassa Rurale Pontinia
32-29, vittoria di basilare importanza per le biancorosse in ottica salvezza. Riepiloghiamo il tabellino per la Casa Grande Padana, che ora sta esultando al centro del campo. 8 reti di Ilenia Furlanetto, 6 gol messi a segno da Francesca Franco, 5 reti Asia Mangone, 4 reti a testa per Simona Artoni e Gaia Lusetti, 3 gol Nicole Giombetti e 2 centri per Alessia Artoni. Per quanto tiene invece la Cassa Rurale Pontinia, 6 gol Giulia Conte, 5 reti a testa per Eleonora Colloredo e Marinella Panaiotova, 4 gol per Michela Notarianni, 3 gol Luisella Podda e Sandra Radovic, 2 reti Cecilia Maria D'Ambrosio e 1 gol Martina Crosta. Parziali al 10-6-5 per Casalgrande, al 20-11-11. A fine primo tempo 18-15 sempre per Casalgrande, favorevoli alle biancorosse anche i parziali successivi al 40-22-19, al 50-25-23 fino ad arrivare, come abbiamo detto, al 32-29 finale. I rigori 2-2 per la Casalgrande Padana, 1-2 per la Cassa Rurale Pontinia. Anche Marianna Orlandi interviene ad esultare con le sue compagne di squadra, una bella immagine. Quando sono le 19:56, minuti primi, possiamo sicuramente chiudere qui questo nostro collegamento in diretta dal palazzetto Cheope. Ancora una volta grazie mille e a tutti buona serata. A voi Milano.